Questa è la storia di Scarabello, lo scarabeo che salvò il mondo. Ciao bambini! Lo sapevate che non molto lontano da qui c'è un monte piccolo piccolo sul quale nevica sempre, in tutte le stagioni? Ai suoi piedi giace rigoglioso un bellissimo bosco abitato da simpatici animali che vivono in pace e allegria. Sulla sommità della piccola montagna c'è una graziosa casetta dal tetto rosso, con una grande luce all'ingresso che la sera illumina la strada di un colore bianco latte. Nella casetta viveva una dolce nonnina dai capelli color argento, che alla sera era solita leggere vicino al grande caminetto storie meravigliose alla sua nipotina Margherita. La nonnina indossava al collo un ciondolo luminoso a forma di scarabeo. La nipotina, prima che la nonna iniziasse a leggerle una nuova favola della buona notte, le chiese cosa fosse e perché luccicava così tanto. La nonna rispose: «Si chiama Scarabello, lo scarabeo bello, ed è il mio portafortuna. Ora è tuo!» Sorridendo, lo regalò alla nipotina e iniziò a leggere come promesso una delle sue tante meravigliose storie, finché la bimba non si addormentò. Margherita dormiva un sonno sereno e profondo al calduccio delle sue coperte e stringendo tra le mani il suo nuovo portafortuna. Fece un sogno incredibile. Come per magia, Scarabello si illuminò di una luce coloratissima che trasformò il ciondolo in polvere luminosa che in un batter d'occhio volò via dalla finestra verso il bosco. Una pallina magica di luci colorate che in un lampo illuminò tutta la foresta dei colori dell'arcobaleno e che trasformò il ciondolo scarabello in un simpatico e furbo scarabeo parlante e con due ali magiche molto molto grandi che spuntavano solo in caso di bisogno e che nessun altro scarabeo aveva mai avuto prima d'ora. Scarabello udì subito strani versi arrivare dal bosco ed iniziò a preoccuparsi. Tutti gli animali erano agitati, si lamentavano e chiedevano aiuto. Ma cosa stava succedendo? Scarabello capì che doveva subito correre in aiuto dei suoi amici animaletti e della natura. Attese la prima luce del mattino. Volò di corsa nel bosco in aiuto della foresta. Rimase sconvolto per quello che vide. Un enorme incendio provocato dagli uomini che vivevano nella città vicina aveva costretto tutti gli animali a scappare dalle loro casette. Gli alberi erano indifesi e gli animali impauriti. «Non sappiamo dove andare! Non abbiamo più la casetta! Perché ci fate questo?» Anche sulla riva del fiume accadevano cose brutte. Le persone, che erano solite passare la giornata mangiando e giocando all'aria aperta, buttavano in acqua bottiglie e sacchetti di cibo e plastica, senza preoccuparsi dei pesciolini che ci vivevano. Poveri pesci! Erano terrorizzati. Ah, una bottiglia di plastica in testa! All'improvviso!
Scarabello non sapeva proprio cosa fare per aiutare gli animali e il bosco. Non aveva mai visto cose così brutte ed impaurito, con i lacrimoni agli occhi, chiese aiuto e consiglio al sole. Caro il mio scarabello coraggioso, tu sei magico perché nasci dalla luce buona dei sogni di una bambina. Ed è dalla luce che prenderai la forza per salvare il mondo e la natura tutta. Ecco, prendi la magica polvere di sole e illumina il bosco. Corri, non c'è tempo. Vai! I grandi occhi di Scarabello si riempirono di gioia nell'avere in dono la polvere di sole. Felicissimo capì cosa doveva fare per salvare il mondo. Corse nel bosco e radunò tutti gli animali. Gli mostrò la polvere donatagli dal sole e disse che non avrebbero più dovuto temere nulla dagli uomini, perché lui li avrebbe salvati. Si alzò in volo e lanciò la polvere di sole sul bosco, sugli animali, in acqua, e tutto quello che venne toccato dalla polvere divenne magico. La natura prese forza dalla polvere ed iniziò a dare una bella lezione a tutti quelli che fino ad allora l'avevano magicata. Dobbiamo tagliare più alberi oggi, di più. Se è necessario, bruciamo tutto. Quello che fate è sbagliato, disse un albero parlante ai due uomini, spaventandoli tantissimo. Dobbiamo e possiamo vivere in armonia, rispettandoci a vicenda. Perché bruci la mia casa? Perché mi ferisci? I due uomini non credevano ai loro occhi e capirono che avrebbero potuto essere uomini migliori e chiesero scusa all'albero. Lo stesso accadde sulla riva del fiume. I pesci divennero magicamente giganteschi e finalmente fecero sentire le loro ragioni. Noi pesci siamo felici se ci fate compagnia con le vostre merende. Ma perché buttate in acqua la plastica o il vostro cibo? L'acqua è la nostra casa e se volete vivere in pace, dovete rispettarla. Grazie alla polvere di sole, tutti gli animali del bosco, i pesciolini, gli uccellini e tutta la natura avevano trovato la forza e il coraggio per riprendersi la loro vita e la loro casa e finalmente tornarono ad amarsi, a giocare e a vivere sereni, occupandosi delle loro faccende quotidiane senza timore. Felici e soddisfatti, tutti gli animali decisero di fare una grande festa per ringraziare Scarabello. Gli uccellini lo sollevarono in segno di trionfo, coriandoli, musica dolce di ogni sorta e fuochi d'artificio. Avevano fatto diventare il bosco e la sua montagna un luogo di festa dove regnava la felicità. Il sole era ormai alto da un pezzo e per Scarabello era ora di tornare a casa da Margherita. Dopo i magnifici festeggiamenti per la vittoria e dopo aver salutato i suoi amici, Scarabello tornò come per magia tra le mani della dolcissima bimba e riprese le sembianze di un ciondolo.
Margherita quella mattina si svegliò serena, stringendo tra le mani il suo scarabello. Aveva fatto un sogno bellissimo e non vedeva l'ora di raccontarlo alla nonna. Si alzò di corsa per cercarla e sul tavolo della colazione trovò una sorpresa. Una tavola imbandita di dolci, frutta, i suoi biscotti preferiti e cioccolata calda. Sembrava una festa. Margherita mangiò golosamente tutto quello che vide, domandandosi come mai la nonna le avesse fatto questa meravigliosa sorpresa. La nonna sorrise nel vedere la nipotina mangiare tutto e si avvicinò. Margherita le raccontò che aveva fatto un sogno fantastico e che aveva capito una cosa: quanto fosse importante rispettare la natura e tutto quello che ci circonda, e che da grande avrebbe voluto raccontare la magica storia dello scarabello ai suoi nipotini. La nonna rispose che era proprio quello che era accaduto a lei quando era una bambina, è il modo migliore per iniziare una bella giornata dopo la colazione era ringraziare il sole per tutto l'aiuto che ci dà ogni giorno. Questa è la storia di Scarabello, il luminoso e magico scarabeo che ha salvato il mondo per un futuro migliore. Allora la rispetti la natura?